Ormai è diventata una consuetudine per la nostra città organizzare spiaggia senza barriere. Quindi questo è il quinto anno che la nostra città dà questa opportunità ai nostri concittadini diversamente abili di poter usufruire del grande dono che abbiamo qui a Mazara di avere il mare a portata di mano, di avere una bellissima spiaggia. E allora, quest'anno, come novità, noi vogliamo offrire un servizio sempre più qualificato e sempre più appropriato e mirato alle esigenze dei nostri concittadini, i quali, venendo in spiaggia, debbono trovare accoglienza, animazione, sorrisi, debbono trovare un momento di svago, un momento di serenità, e quindi di cui tanto hanno bisogno. E allora abbiamo pensato di organizzare, le varie forze associative che sono presenti nella nostra città. E quindi abbiamo pensato di coinvolgere, anche perché in passato abbiamo fatto delle esperienze comuni molto positive, e quindi abbiamo pensato di rivolgerci e di coinvolgere l'associazione Abilmente Uniti, che è l'associazione Teniamoci per mano. L'associazione Abilmente Uniti perché è formata da genitori di ragazzi disabili, che conoscono e sanno con esattezza le esigenze dei loro figli. E quindi così il nostro aiuto può essere un aiuto più appropriato e più mirato alle loro effettive esigenze. Poi, siccome i ragazzi hanno bisogno di svago, abbiamo la possibilità di avere al nostro Lido la presenza dei clown, che sono una meraviglia, portano allegria, gioia, spensieratezza e coinvolgono veramente i ragazzi, i quali sono felici di poter stare con loro. Così, questo è il quinto anno che noi portiamo avanti questa bella esperienza e speriamo che anche quest'anno possa dare ottimi frutti. Per dare ulteriori dettagli, ecco, informiamo tutta la cittadinanza che i Lidi offrono gratuitamente un ombrellone gratuito al disabile e all'accompagnatore. Poi volevo dirvi che tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per ora abbiamo iniziato con la Sirenetta. E ci saranno i volontari dell'associazione Teniamoci per mano e dell'associazione Unitalsi, che si fa forte di due persone del servizio civile che garantiranno, assieme a tanti altri volontari, garantiranno una presenza quotidiana sia la mattina con orario dalle 9:30 alle 12:30, sia nel pomeriggio con orario dalle 4 fino alle 7. Quindi qualunque persona disabile può presentarsi al Lido e troverà sempre chi l'accoglie, chi l'accompagna, chi l'aiuta, chi la sostiene e chi l'aiuta soprattutto a immergersi in acqua e a poter nuotare tranquillamente, perché il disabile quando si trova in acqua si riappropria del proprio corpo che di solito viene schiavizzato in una carrozzina. Ecco perché è un servizio meraviglioso quello che noi stiamo offrendo a ciascuno dei nostri carissimi concittadini, perché la nostra attenzione, la nostra prima attenzione va a loro. Quest'anno l'Associazione Abilmente Unita ha voluto dare un qualcosa in più a questa spiaggia, perché sì, ci siete voi l'Unitalsi al Malibu, ci siete voi i clown lì alla Sirenetta, però noi abbiamo pensato che il disabile deve avere la libertà di scelta di poter andare in qualsiasi Lido, perché non è detto che io ho i miei amici al Circoletto, le posso avere alla Baia Verde, le posso avere all'Oasi, in qualsiasi altro Lido. Quindi abbiamo voluto puntare sulla la libertà di scelta. Abbiamo coinvolto i gestori del Lido che metteranno a disposizione un ombrellone gratuitamente al disabile e al suo accompagnatore. Ci sarà in ogni Lido una sedia job. Infatti ringraziamo l'Orto Medica di Alice Marchesa per averci donato una sedia. Ringraziamo anche Fabrizio Carr per
per averci donato un'altra sedia e con Roberta per aver messo la sedia a disposizione al circoletto. I Lido che hanno aderito sono il Lido Morgano, il Lido Baywatch, il Lido Macao, il Lido Oasi, il Lido La Playa, il Lido Malibu, il Lido Circoletto e il Lido La Sirenetta. Ringrazio il Comune e la Capitaneria di Porto per averci appoggiato in questo progetto. Io non posso cominciare il mio intervento senza aver indossato il mio nasino. Bene, io sono Lella Marrone, sono la responsabile dell'associazione Teniamoci per mano Ollus di Mazara del Vallo. Noi anche quest'anno, così come lo scorso anno e quello prima, abbiamo abbracciato il progetto dell'amministrazione comunale Spiagge senza barriere, ma quest'anno vogliamo dare una nostra identità mettendo a disposizione presso il Lido La Sirenetta, che è stata così gentile da mettere a disposizione appunto sdraio, ombrellone, tutto ciò che occorre ai nostri amici, due operatori clown fissi che saranno all'interno del Lido il martedì, il mercoledì e il giovedì, e poi a giorni alterni ci saranno i clown che allieteranno la permanenza dei nostri cari amici. Un ringraziamento particolare lo vogliamo fare all'associazione Corro per Da, perché ha messo a disposizione dell'associazione Teniamoci per mano Ollus una sedia job che appunto serve per poter fare gli spostamenti sulla sabbia in maniera più agevole. Il nostro progetto Clown, appunto Clown in Spiaggia, che rientra in quello dell'amministrazione comunale, è totalmente finanziato dall'associazione Teniamoci per mano Ollus di Napoli, che ha abbracciato a cuore aperto questo progetto e lo svilupperà, oltre che con il servizio in spiaggia, anche attraverso due feste. La prima come inaugurazione del progetto, che appunto sarà martedì 10 luglio alle ore 18 presso il Lido La Sirenetta, dove ci sarà la condivisione di gelati, momenti di gioco e di svago per tutte le persone che vorranno stare insieme a noi. E poi un momento di chiusura, una mega festa l'abbiamo chiamata, la danza colorata attraverso la Holy Colors in spiaggia, che sarà fatta giovedì pomeriggio del 30 agosto. Ora, il nostro messaggio, il messaggio che come Teniamoci per mano Ollus, ma anche come amministrazione, come Unitalsi, come Abilmente Uniti, vogliamo lanciare a questa nostra comunità, che con questo progetto veramente dà un segnale di grande sensibilità ed evoluzione, lo abbiamo scritto a chiare lettere nell'uniforme che i clown indosseranno, nella nostra maglietta, e porta questa citazione: dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo. Grazie a tutti quelli che vorranno starci vicino e alla prossima.